prendere 67 kg di lamiera, incorporare un sistema di chiusura robusto con un pizzico di cilindro e molte chiavi, coprire con un pannello a piacere, lasciare riposare e poi girare il tutto, aggiungere un pannello esterno. Il falegname consiglia legno vivo, guarnire quanto basta, colori telaio e allumini a scelta, coprire con cartone in ballo, aggiungere passione a volontà. PS, ci scusiamo per l'eventuale attesa dovuta alla realizzazione del progetto su misura con l'utilizzo di materiali selezionati. Che bello! Sembra di essere a MasterChef. In un certo senso, è la filosofia della slow door, capito? No? Veramente no? È come lo slow food. Andare oltre la ricetta, perché mangiare è molto più che alimentarsi. E dietro il cibo ci sono i produttori, il territorio, le emozioni e il piacere. Noi facciamo lo stesso con le porte? Le facciamo slow perché le facciamo con passione, con cura. Ogni passaggio ha il suo tempo, la sua preparazione. Noi facciamo porte blindate su misura. Modelli unici e ripetibili, confezionati appositamente per il cliente e le sue esigenze. Capito? Come i sarti? Bravo! Vedi che non sei tanto rintronato quando vuoi. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. A malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te a Detroit. Certo, questo comporta, diciamo, dei tempi di consegna che non sempre sono brevi. Insomma, abbiamo tempi lunghi, diciamo, nella consegna. E i clienti non si arrabbiano. Ciò, diciamo che può scaturire un certo nervosismo. Ma noi, ai clienti che si innervosiscono, gli diciamo questo. Noi siamo come la Ferrari. La Ferrari non è una macchina, è un sogno. E noi non vendiamo porte, noi vendiamo sogni. Mio zio Checco era stato anche in Svizzera, dai 14 anni ai 18, e poi per un po' in giro per l'Europa, anche a Pietroburgo. In Svizzera per un anno o due aveva imparato a fare il meccanico moderno, in una specie di scuola professionale. Poi però, girando per l'Europa, la sua vera forza consisteva nel fatto che sapeva fare anche il fabbro. Sapeva battere con l'incudine. Lo aveva imparato a fare a Malo, prima di partire. A Pietroburgo, alla locanda, gli rubarono tutto, anche i vestiti. E il padrone, che era un russo buono, lo rivestì col colletto alto e la bombetta. E con questi curiosi vestiti riprese a girare per le forge e le officine di tutta Europa.
Mio zio Checco era un bellissimo ragazzo. Era alto, era fiero. Mio papà, 8 anni più giovane, si ricorda com'era bello e moderno quando ritornò a casa dalla Svizzera. Era vestito come un signorino e gli stavano tutti intorno meravigliandosi. Poi più tardi andò in cortile ad attaccare il cavallo e per uno scarto della bestia gli scappò una bestemmia. Mia nonna lo sentì, si mise a piangere e disse: Ruvina. Hai capito, rintronato? Noi non vendiamo porte, vendiamo sogni. Che bello! Nel senso che il cliente se la sogna la nostra porta. Dai, a parte gli scherzi, sai che soddisfazione quando finalmente arriva il portoncino blindato, bello imballato nella sua casa di legno, in Italia, in Russia, in Cina, in America. Non è una porta blindata qualsiasi, caro mio. È un oggetto di design. E quindi, quella volta il nostro uomo a Londra ci chiama e ci dice: ciao Fioi, che si da mettere in sicurezza un portone del museo Christ Church Mansion di Ipswich? Un portone antico realizzato in legno e vetro da artigiani nel 1700? Ci sono di mezzo le belle arti inglesi, non so se rendo. È una commissione prestigiosissima, straordinaria, una sfida grande. E ne altri. Tanto per cambiare, siamo un fia lunghi con le consegne. Abbiamo gli azerbaigiani, come cazzo si dice. Ghemo sti qua che ci stanno col fiato sul collo, ghemo da consegnare la merce, come facciamo a prendere anche sta commessa? Beh, dai, non è tanto impegnativa. È una porta a doante. Doante è un cazzo. Sarà anche una porta a doante. Ma è un'opera d'arte su cui incastonare un telaio blindato? Se è un casino farla! E ne va del fascino di un edificio con 500 anni di storia? Del suo portone di legno antico cesellato a mano con le vetrate ad arco? Il portone tudoriano di Christ Church Mansion è un gioiello, capito? E in più, ci proibiscono di fare il panino? Eh no, dai, che cattiveria. Saranno a dieta? Ma lo vedi che sei rintronato?
panino vuol dire che, data la complessità della porta in questione, noi la sezioniamo in due trasversalmente e poi ci incastoniamo il telaio blindato, capito? E quindi da una parte chiamo gli inglesi, possiamo fare il panino, dall'altra chiamo gli azerbaigiani, gli azerbaigiachi, gli azer, come cazzo sei che si chiama, che in te ne sta togliendo la vita, e allora sti figli di Albione, che sparevo un preventivo grande, ma grande, capisci? Così ce li togliamo di torno, ma con eleganza, capito? E quindi un caso? Ce l'hanno accettato il nostro preventivo? Vedi, a essere bravi nel proprio lavoro, a essere eccellenti nell'innovazione, nella manualità artigiana. Adesso mi tocca accettare la commessa. Quindi, visto che sei un casino farla basandosi sui rilievi in loco, l'abbiamo smontata e portata a casa nostra, a Gruaro, capito? E quindi, è stato un lavoro durato mesi, meticoloso, tenace. Ghemo recupera i vetri originali, rendendoli idonei all'antieffrazioni e alla resistenza al fuoco grazie all'accoppiamento con altri cristalli. Ghemo fatto interamente a mano la cesellatura della struttura in legno di rovere, così come la realizzazione della sottostante anima blindata in acciaio. Ci siamo fatti, scusate l'inglesismo, un culo tanto. 365 cm di larghezza per 270 cm di altezza, di cui 209 di sola anta. So se mi spiego. E gli inglesi? Are you going to Scarborough Fair? Percy, Satros, Mary and Tom. One who lives there, she once was a true love of mine. Gli inglesi, come tutti i nostri clienti, ogni tanto chiamava: zia pronta la porta, 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 zia pronta la porta. E gli altri che rispondevano: Ferrari. Ferrari, il sogno, bravo. Pensati che abbiamo dovuto anche riprodurre fedelmente tutti i segni del tempo e dell'usura, anche a quei volevano sti hooligans. E gli altri, battere la porta con le catene, smanettare la maniglia per riprodurre esattamente lo sfregamento della mano nei secoli. Mi sei venuto un polso. E gli inglesi? Are you going to Scarborough Fair? Gli inglesi, ineciamo subito quando l'abbiamo imballata e spedita. Ineciamo subito dicendo: ciao fioi, guarda che vi siete sbagliati. Ci avete mandato la porta sbagliata. Ci avete mandato la nostra porta. Capito? Era fatta talmente bene che gli stessi inglesi noi ha visto la differenza. E quindi, caro il mio rintronato, vuol dire che noi siamo bravi a fare il nostro lavoro? Anche sarà un motivo per cui sti quasi venuti fino a Gruaro per farsi fare il portale del museo, no? Perché il nostro segreto è il gioco di squadra. Condividiamo la stessa visione, lo stesso slancio, la stessa passione per la bellezza, la cura, la fattura, il particolare. Le nostre non sono porte, le nostre sono sogni.
zio Checco aveva messo su un'officinetta, aggiustava, riparava, modificava biciclette e altri congegni, e papà lo aiutava, specie in veste di tornitore. Sono ritornato a trovare il tornio, che è ancora lì al suo posto, nell'angolo in cima all'officina. Lo presero che era già usato, ma è ancora una bella macchina, con le manovelle all'antica e l'albero a quattro principi. Ho chiesto a papà quanto bravo era come operaio. Dice che in quegli anni c'erano già degli specialisti che gli erano passati davanti, però è chiaro da tante cose che era assai bravo. Aveva imparato a tornire da ragazzo a Marano e verso i 20 anni andò a Verona a fare il capolavoro. Il capolavoro. Il capolavoro che gli diedero da fare era una vite senza fine. Preparò il pezzo, misurò, ci fece i segnetti che bisogna farci per tornire una vite senza fine. E a questo punto il capo, che lo stava guardando, aveva già capito che era bravo e disse: basta così. Hai capito, rintronato, il nostro segreto è il gioco di squadra. Condividiamo la stessa visione, lo stesso slancio, la stessa passione per la bellezza, la cura, la fattura, il particolare. Le nostre non sono porte, sono sogni. Sogni che uniscono l'eccellenza e la sapienza della tradizione con la visione e l'innovazione del futuro. Né altri, siamo artigiani perché usiamo le mani, ma siamo buoni anche a guardare avanti, avere uno sguardo oltre. E se ci pensi un attimo, tra la tradizione e il futuro, in mezzo, che sei una porta? No, anzi, meglio, un portoncino blindato. Thank you.
vogliate applaudire il maestro Giorgio Gopo alla chitarra. Standing ovation per il maestro Sergio Marchesini alla fisa. Urla di giubilo per la videomaker Raffaella Rivi. Ladies and gentlemen, Marco Tizianel. Aspetta, 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 aspetta. Blocca tutto, blocca tutto, blocca tutto, blocca tutto. Ma gli azerbaigiachi, come cazzo si dice? Sti qua, a fine, lo hanno avuto il portoncino blindato? Ma certo rintronato, perché gli altri saremo anche a slow. Ma arriviamo sempre. Sempre arriviamo. E vogliamo ringraziare anche coloro che hanno permesso questo esperimento. Vogliamo ringraziare di tutto cuore Mattia, Giulia, Fabio, Andrea, Robertino, Mara, grazie Mara, Michele, David, Moris, Mauro, tutta la squadra di Oikos e least but not last l'architetto Fabrizio Panozzo. E vogliamo invitare sul palco anche Raffaella. Grazie, grazie mille.